chi ci crede? Ma chi stai a prendere in giro? Che tanto tutti vogliono vedere i regali sotto l'albero per spacchettarli, quindi non facciamo i falsi ipocriti! Ciao Dreamers, benvenuti in questo nuovo video e benvenuti sul canale! Come avete intuito, datemelo qui sotto, oggi sono qui per proporvi un book tag natalizio, perché Natale è alle porte, in cui abbineremo ogni canzone natalizia a un libro! Vi avviso, non le canterò tutte perché non ho fatto i Lego, quindi sono Stella delle Winx e non me le ricordo tutte, cioè perché magari le sento ma non le so. Perdonatemi in anticipo se non conosco cult della vita popolare, però lo sento mucho, thank you next, andiamo avanti, cominciamo con il video! Io ci provo ad avere lo spirito natalizio, però poi perché sembro sempre il Grinch? Ma perché il Grinch, Ludo, è la versione natalizia di Rasputin, cioè è un pensiero che fila, cioè siete d'accordo che sono tutte e due verdi? Look at me, I'm falling apart. I'm a wreck. Certo, se sposto l'auto di sprezzo alle 21 avrò ancora il tempo di sdraiarmi a letto, a fissare il soffitto e scivolare lentamente nella pazzia. Ma che vestito mi metto? Rasputin il Grinch, cioè, so io, sono sempre io. E parlando proprio del Grinch, domanda numero uno. You are a mean one, Mr. Grinch. Scegli un personaggio cattivo che non hai potuto fare a meno di amare. Per rispondere a questa domanda ho scelto Inan da Citro Blood and Bondi, Tommy Adeyemi, perché ragazzi, lui è completamente pazzo, psicopatico, ma io non ho potuto fare a meno di amarlo. Proprio per questo, perché secondo me Tommy Adeyemi è stata così abile nel costruire la sua psicologia perversa e contorta da giustificare quasi le sue azioni, o quantomeno, se non giustificare, portare il lettore a comprenderle, che secondo me poi è la cosa fondamentale quando si tratta di personaggi negativi. Lo so che tutti lo odiano e probabilmente è un'opinione impopolare la mia, però Inan, io lo amo! Domanda numero 2. All I want for Christmas is you. All I want for Christmas is you. Quale libro speri di vedere di più sotto l'albero di Natale? In realtà la mia wishlist di Amazon è infinita, ragazzi, per cui vi nomino il primo che mi viene in mente, ovvero The Cruel Prince di Holly Black, perché l'ho letto a novembre e l'ho letteralmente amato, quindi spero fortemente che qualcuno dei miei amici me lo regali e che quindi lo trovi sotto l'albero di Natale, ma conoscendoli sicuramente qualcuno me l'avrà regalato, quindi non vedo l'ora semplicemente di spacchettarlo e averlo nelle mie manine. Domanda numero 3. Rudolph di Red-Nosed Reindeer, credo, Reindeer, vabbè, insomma, quel. Scegli un personaggio che supera moltissimi ostacoli e impara a credere in se stesso. Per rispondere a questa domanda, assolutamente Feyre dalla saga di Akotar di Sarah J. Maas, perché è meraviglioso seguirla in questo suo percorso di rinascita e crescita personale. All'inizio lei è un personaggio insicuro, inconsapevole delle proprie capacità, mentre alla fine della saga è una donna sicura di se stessa, delle proprie potenzialità, sa cosa vuole, sa chi vuole al suo fianco. Lo dirò sempre, Feyre è e resterà una delle mie protagoniste preferite in assoluto del panorama young adult, e trovo che il suo cammino sia soltanto che di ispirazione per il lettore, quindi mi sento proprio una proud mama. Sì! Domanda numero 4. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. O come l'ho riadattata io l'anno scorso, Santa Karma is coming to town. Anche perché, ragazzi, cioè, parliamoci chiaro, il karma è sempre lì dietro l'angolo. Karma is a bitch e a Natale non fa eccezione, quindi Santa Karma is coming to town. Le domande qua in realtà sono due. La prima: quale personaggio pensi che starebbe in cima alla lista dei cattivi e quale invece starebbe in cima a quella dei buoni? Per quanto riguarda la lista dei cattivi, penso che in cima ci starebbe proprio Aidan della saga di Illumine di J. Christoph e Demi Kaufman, e non so se è possibile perché comunque è un'identità digitale, è un'intelligenza artificiale, però vabbè, facciamo finta che sì, anche se poi nel corso della saga le sue azioni sono opinabili o meno, discutibili. Penso che per Babbo Natale Aidan sarebbe semplicemente troppo cattivo e spietato, e quindi lo sento mucho, però sì, penso che starà proprio nella lista dei cattivi quest'anno. Mi dispiace Aidan, lo so che tu ami Kenny, però è così, sei un po' cattivello ogni tanto, sì. Invece per quanto riguarda il personaggio che
dove sta in cima alla lista dei buoni assolutamente Laszlo da Stranger Dreamer di Lainey Taylor, perché Laszlo è un personaggio così puro, è un sognatore, ha passato tutta la sua vita a lavorare in una biblioteca sognando di raggiungere la città di pianto, quindi penso proprio che, ecco, Babbo Natale come regalo gli potrebbe fornire il viaggio che poi fa all'interno di questo libro. Cioè ci ho dovuto pensare un attimo, perché tutti i personaggi che io amo, seguo e venero sono tutti un po' cattivi, malvagi, assassini, però esistono anche le persone pure come Laszlo. Io vi maledico con quelle marmitte, fatevele aggiustare ogni volta che io giro i video che dovete mettervi a fare casino, io vi meno! Ok, mi sono sfogata. Domanda numero 5, Frosty the Snowman, quale libro ti riscalda il cuore? Per rispondere a questa domanda non posso fare a meno di citarvi tutta la saga e tutte le volte che ho scritto Ti amo di Jenny Han, perché le scene familiari tra la regina e le sue sorelle, tra la regina, le sue sorelle e il padre, mi hanno trasmesso un senso di calore meraviglioso, fortissimo. Ho proprio percepito quell'amore che c'è tra tutti quei personaggi, quindi è stato meraviglioso. E quando ho finito poi la lettura di questa saga mi sono sentita un po' vuota dentro, perché era come veramente tornare a casa in qualche modo leggendo queste scene, quindi assolutamente questa saga mi scalda il cuore tantissimo. Poi vabbè, Peter Kavinsky ha riscaldato anche altre parti del mio corpo, ma questa è un'altra storia, too much, vietato ai minori di 18 anni, quindi andiamo avanti. Domanda numero 6, Feliz Navidad! Feliz Navidad! Feliz Navidad! Prospero anno e felicidad! Scegli un libro che è ambientato in un paese diverso dal tuo. Per rispondere a questa domanda ho scelto Il sangue nero di Romano di Dora Levi Mossanen, perché, come forse si può intuire, anche dal titolo è un retelling di Anastasia al maschile, in cui l'ipotetico superstite alla strage che ha ucciso l'intera famiglia non è Anastasia ma il piccolo zare Vichaleschi, e quindi la storia è ambientata naturalmente in Russia, a San Pietroburgo. Domanda numero 7, It's the most wonderful time of the year. Quale libro a tema scegli per diffondere la gioia del Natale? Lo sapete, Dreamers, io non leggo libri a tema perché non rientra nella mia persona. Spesso leggo libri a tema quando non siamo nel tema. Per rispondere a questa domanda sono andata sul classico in tutti i sensi, perché ho scelto A Christmas Carol di Dickens. È il primo classico natalizio che mi è venuto in mente, quindi sono molto poraccia. Thank you, next, andiamo avanti, prossima domanda. Domanda numero 8, Sleigh Ride. Con quale personaggio sceglieresti di passare le vacanze? Non deve essere per forza un interesse amoroso. Per rispondere a questa domanda io ho scelto Alucard della saga di A Dark Shadow of Magic di Victoria Schwab, perché fondamentalmente lui è un capitano, quindi proprio portami via da questo circo, dalla sessione invernale che sta arrivando, e navighiamo verso l'infinito e oltre del Mare a Gioia, e soprattutto portami la mia estate, perché a me fa schifo sto freddo, l'inverno, in che senso? Alucard, portami via da qui. Non so perché mi sta venendo in mente la canzone delle Mermaid Melody, portami con te, non indugiare più, tra terra e mare l'amore vincerà, vincerà. Domanda numero 9, Baby It's Cold Outside. Quale libro che non ti è piaciuto butteresti nel fuoco per riscaldarti? Devo aggiungere qualcosa? È sempre lui, Crooked Kingdom di Libardugo. Poi guardate, c'ha pure le pagine rosse, quindi è proprio in tema, pronto per finire nel fuoco, proprio nel dimenticatoio, proprio andate via da me. Quindi sì, cioè in generale io butterei nel fuoco un po' tutti i libri di Libardugo, però la domanda era quale libro al singolare. Domanda numero 10 e anche ultima domanda, Do you hear what I hear? Quale libro dovrebbero leggere tutti? Allora, Dreamers, a parte Nevernight di J. Christoph, che quello lo dovete leggere proprio a prescindere, cioè nel senso sì, andate e leggetelo, torniamo un attimo seri e ho scelto di nominarvi per questa domanda Nowhere Girls di Amy Reid, che tra parentesi, come vedete, lo sto anche leggendo. Penso che chiunque dovrebbe leggere Nowhere Girls, perché è un libro che permette di capire perché tutti noi dovremmo essere femministi, permette di capire di che cosa si occupa effettivamente il femminismo, ovvero della parità tra i due sessi in qualsiasi ambito, perché affronta
tantissime tematiche che sono attuali, che riguardano le donne in quanto donne, che riguardano l'orientamento sessuale, la religione, e le mie parole penso siano riduttive per rispondere alla domanda di questo book tag. Ve ne parlerò meglio nel wrap up, però sappiate che Nowhere Girls è un libro più attuale che mai, è un libro che mostra quanto e come la nostra società sia ancora pregna di tutto quel maschilismo, del patriarcato, di tutte quelle cose che dovrebbero essere debellate, il sessismo che non dovrebbe più esistere, e ci permette di capirlo anche dalle frasi più minime, anche da tutte quelle cose che le persone dicono pensando di far ridere, quando in realtà non è così e non dovrebbe essere così. Ed è veramente un libro che fa riflettere, che emoziona, dà speranza, è un libro che ti permette di capire qual è il tuo posto nel mondo e cosa vuoi fare tu, anche nel tuo piccolo, per renderlo migliore. Quindi assolutamente leggetelo tutti, miglioratevi, informatevi. Ebbene sei Dreamers, siamo giunti alla fine di un altro video. Io spero vivamente che vi sia piaciuto, che vi abbia intrattenuto, che vi abbia fatto passare un buon momento. E adesso tocca a voi, fatemi sapere qui sotto con un commentino qual è il libro che sperate di vedere di più sotto l'albero di Natale, e soprattutto qual è il personaggio con cui passereste le vostre vacanze, perché sono un sacco curiosa di saperlo. Poi ovviamente, certo, se volete rispondere anche alle altre domande del tag, a me fa solo che piacere, perché mi piace sentire le vostre opinioni nei commenti, ecco. E per il resto, niente, Dreamers, le solite cose che dico alla fine di tutti i video, ovvero mettete un pollice in su se questo video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti, condividete questo video con tutti i vostri amici, gli amici, parenti, cani, gatti e topi, e ovviamente seguitemi su tutti i social network che sono linkati giù nell'info box se già non lo fate, perché seguirmi sui social è una cosa molto 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 importante. Quindi, Dreamers, io vi abbraccio fortissimo e noi ci vediamo al prossimo video.